Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che presenta le attività del Consiglio del Parlamentino della Toscana. Anche oggi dibattito in aula, ma noi andiamo subito a vedere il nostro sommario con i temi di questa puntata. Il Consiglio regionale approva la risoluzione sull'attività 2023 del difensore civico. Il documento è stato approvato a maggioranza con i voti favorevoli del Partito Democratico, di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle, mentre ha visto l'astensione dei gruppi della Lega, di Fratelli d'Italia e del gruppo misto Merito e Lealtà. La risoluzione, nell'esprimere apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti dal difensore civico, impegna l'istituzione a sostenere l'attività anche attraverso la partecipazione al coordinamento nazionale dei difensori civici delle regioni e delle province autonome italiane e lo stimola a far conoscere ancora meglio la funzione svolta da questa istituzione della regione Toscana. Il difensore civico è una figura estremamente importante. Mi sono astenuto per la semplice motivazione che può fare di più, nel senso che bisogna anche noi dargli gli strumenti per poter fare di più, ma la genericità che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato in questa relazione, non mi permette di poterlo aiutare. Cioè, lui fa riferimento a oltre 200 casi che si sono rivolte a lui per la sanità, che poi è la materia di cui io mi occupo principalmente, ma questo da una parte mette in evidenza le criticità che noi come opposizione abbiamo sempre riscontrato a questa sanità toscana, dall'altra però non parla di territori, di quali territori hanno avuto le criticità maggiori, in quale caso si sono verificate le criticità, per che cosa. Sì, le liste d'attesa, ma è troppo generico parlare in questo modo, perché se avesse al limite anche contattato, proprio in uno scambio reciproco di informazioni e di collaborazione, il consigliere regionale che viene eletto su quel territorio, avremmo potuto lavorare di sponda per poter risolvere queste cose. Il sito del difensore civico è stato rinnovato, questo è importante, ma come figura rimane ancora una figura quasi mitologica, no? Cioè, molto spesso la gente non sa di potersi rivolgere al difensore civico, quando invece è una figura in seconda battuta, cioè laddove nelle varie amministrazioni non viene risolto il problema a cui una persona si rivolge, può rivolgersi al difensore civico. Ecco, molto spesso viene informato in maniera così quasi per caso. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che esprime un parere favorevole rispetto all'attività del difensore civico regionale nel corso del 2023. In particolare ci si è soffermati sull'intensa attività di analisi delle istanze presentate dai cittadini toscani, oltre 1600 nel corso del 2023, che hanno comportato importanti approfondimenti sia di carattere normativo che giurisprudenziale da parte della dottoressa Annibali e dei funzionari del difensore civico regionale. Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'Istituto della Difesa Civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico, ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere. Inoltre è proseguita in maniera importante l'attività di conciliazione sia in seno all'autorità idrica toscana sia per quanto riguarda il contributo apportato dal difensore civico regionale alle commissioni miste conciliative istituite presso le ASL per quanto riguarda le controversie in ambito sanitario. Peraltro il 2023 è stato un anno importante di rilancio della difesa civica anche a livello di immagine. È stato infatti completamente rinnovato
il sito del difensore civico regionale è stato creato un nuovo slogan e anche un nuovo logo. Il tutto allo scopo di rendere maggiormente identificabile e fruibile dai cittadini toscani il compito, la funzione che il difensore civico esercita sul territorio regionale a tutela delle esigenze e delle necessità dei cittadini. Abbiamo potuto leggere la relazione del difensore civico anche quest'anno e l'abbiamo trovata rispetto agli scorsi anni nella citazione degli esempi un po' più generica e meno puntuale. Riteniamo la difesa civica una conquista fondamentale perché permette di risolvere in via stragiudiziale diverse questioni che sono veramente importanti, di ridurre i contenziosi amministrativi e giudiziali e quindi far risparmiare denaro prezioso alla pubblica amministrazione. Certamente uno strumento che va fatto conoscere di più. Come consiglieri regionali dobbiamo dare il nostro contributo a riguardo. Invece constatiamo che per quanto riguarda gli uffici locali della difesa civica sostanzialmente sono rimasti gli stessi dello scorso anno, quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo in più al di là delle mere annunci e delle mere intenzioni di principio che sono poi state ribadite nella proposta che è relativa appunto all'atto del difensore civico che ha visto la nostra astensione. Occorre investire anche in termini di maggiori collaborazioni tra la difesa civica e ANAC e anche Corecom, questo ai fini della trasparenza e ai fini appunto della risoluzione dei contenziosi con le compagnie telefoniche. Noi abbiamo la convinzione che si debba investire in termini di personale, di risorse e dobbiamo crederci nella diffusione della difesa civica, proprio perché è uno strumento quanto mai prezioso che consente ai cittadini di avvalersi per risolvere dei problemi che vanno dalla urbanistica al lavoro, alla previdenza, alla sanità, anche per diversi consiglieri comunali per l'accessibilità agli atti amministrativi. Cerchiamo di investire in termini di risorse, in termini di personale, perché questi strumenti di tutela sono al servizio di tutti i toscani. Ma esprimiamo un forte apprezzamento al lavoro della difensora civica Lucia Annibali e anche una forte soddisfazione. Era mia la proposta di nominarla difensore civico della Toscana e a seguito del lavoro svolto trovare praticamente tutto il Consiglio regionale unanime nel sostenere l'attività svolta è anche un elemento di soddisfazione e di credibilità. Ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza e credo che insomma il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina, ma che oggi col passare del tempo dà valore anche e senso a una proposta importante che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno istanze, un livello di garanzia, di imparzialità e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo, che possa anche essere di stimolo per tutto il Consiglio regionale nell'adottare degli atti che vengono richiesti dai cittadini. Il Consiglio regionale ritorna a parlare dell'alluvione dello scorso novembre che ha toccato la Toscana e su questo argomento è stata costituita una commissione di inchiesta. Ne fanno parte tutti i gruppi politici ad eccezione del Movimento 5 Stelle e del gruppo misto Merito e Lealtà che non prenderanno parte ai lavori della commissione. Andiamo ad ascoltare dai gruppi quali sono le posizioni su questa commissione, quali sono i punti principali che toccherà il nuovo organismo. Anzitutto voglio ringraziare i miei colleghi perché comunque è un'attestazione di fiducia sulla mia persona che davvero mi rende orgogliosa, ma da un lato mi responsabilizza anche molto. Sappiamo che il tema dell'alluvione è un tema centrale oggi non solo del dibattito politico, l'abbiamo visto in questi giorni quando continua una polemica che viene messa in piedi quasi quotidianamente tra il governo e la regione toscana, il presidente della regione che è anche commissario straordinario. Io credo che con oggi davvero si sancisca la fine, spero, del tempo delle polemiche e l'inizio del tempo in cui veramente si accertano i fatti, le responsabilità e soprattutto si capisce anche cos'è che è mancato in questi decenni alla Toscana, perché è chiaro che la questione della prevenzione del rischio idrogeologico è centrale, la questione della tutela del territorio è centrale, oltre appunto a capire
quei giorni, che cosa non ha funzionato eventualmente nella macchina dei soccorsi, il nostro sistema di protezione civile, se ci sono delle cose da correggere, il ruolo dei consorzi di bonifica, quindi un insieme, diciamo, di situazioni che sicuramente meriteranno quell'approfondimento oggettivo che è l'obiettivo principale di questa commissione. Inizieremo già la prossima settimana a stabilire un calendario, sicuramente una delle priorità è capire, anche alla luce delle polemiche di questi giorni, il lavoro della struttura commissariale, anche nella fase della ricostruzione. Questo credo che sia prioritario. Naturalmente, come ho detto prima, a questo si accompagna anche un'indagine approfondita sullo stato dell'arte del territorio, su come, diciamo, si è potuti arrivare, se ci sono delle cause, naturalmente, al di là di quelle che sono poi gli eventi meteorologici particolarmente, diciamo, forti che si sono abbattuti su questa regione. Però, ecco, per noi partire dalla struttura commissariale e dal lavoro che è stato fatto anche sulle risorse. Ci sono ancora tanti cittadini che oggi aspettano di avere delle risposte. È chiaro che la parte dei ristori economici assume un ruolo centrale, ma anche qui dobbiamo anche capire dove si riesce ad arrivare, chi è stato effettivamente ristorato, perché è chiaro che un'attività che ha subito danni ingenti, non solo materiali, ma anche di un fermo nella produzione, sono danni che sono anche inquantificabili. Quindi occorre, secondo me, fare un focus su questi aspetti. Quindi c'è una parte ambientale e una parte che invece riguarda più la parte organizzativa e di protezione civile e di lavoro della struttura commissariale. Il Partito Democratico storicamente si è sempre reso assolutamente disponibile all'apertura, ma soprattutto al buon funzionamento delle commissioni d'inchiesta. Io personalmente nella precedente legislatura ho fatto parte, ho portato avanti il lavoro da vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle discariche poste sotto sequestro. Il Partito Democratico ha sicuramente questa opportunità di portare un contributo ai lavori di una commissione che ovviamente non abbiamo dubbi si svolgeranno in maniera ordinata, approfondita e corretta, e dunque sarà quella l'occasione anche per mettere in evidenza molti degli aspetti che hanno caratterizzato questo tema così rilevante, così importante e anche così doloroso per molti territori e per tante persone. L'auspicio ovviamente, ma non ci sono elementi che ci fanno pensare allo Stato che avvenga qualcosa di diverso e che non ci siano strumentalizzazioni o usi scorretti di questa commissione. Ecco, il Partito Democratico in tal caso ovviamente saprà anche reagire a questo tipo di storture che però, lo ripeto, al momento non sono all'ordine del giorno. Per quanto riguarda la questione legata agli aspetti economici, fermo restando le posizioni che il centrodestra e la Lega in particolare ha ribadito attraverso i propri parlamentari come Andrea Barabotti, come Elisa Montemagni e come altri, credo però che ci debba essere anche un approccio, come dire, di estrema razionalità, perché poi l'obiettivo deve essere quello, da una parte di verificare le procedure come si sono mosse e dall'altra parte di cercare anche di facilitare in qualche modo il lavoro per arrivare a ristorare chi oggettivamente ha ricevuto danni. Ho visto quello che ha dichiarato il Presidente Gianni, ovviamente non lo condividiamo, crediamo che le cose siano svolte in modo molto diverso, il Governo è stato estremamente attento e lo è tuttora, però la Commissione si è insediata oggi, sarà occasione per rispondere anche con gli atti su questi temi. Una Commissione alla quale mi pregio di appartenere perché serve a fare chiarezza su quanto è accaduto e soprattutto su quanto è stato fatto, in modo da mettere in evidenza che l'operato della Regione e del Governatore sono stati ineccepibili. Io credo che alla fine del percorso tutto questo emergerà. Innanzitutto coordina tutte quelle realtà di conoscenza, di riferimento, di collegamento anche, giusto appunto, che vertono intorno alla questione della legalità. Legalità è un termine che rischia di essere anche un po' oppressivo e riduttivo, ma significa molto semplicemente garantire ai cittadini e alle cittadine del vivere nel miglior modo possibile, perché questa è la legge. La legge è uno strumento per la vita collettiva, la legge è uno strumento per consentire, per esempio, che non ci siano soprusi di sorta. È lo strumento perché le aziende possano produrre
in piena autonomia rispetto appunto a istanze criminali, ma nel contempo al loro stesso interno applicano tutte le normative sul lavoro nel miglior modo possibile.